Benvenuti su Fraternity Channel. Questo è il nostro primo incontro su un programma al di fuori del notiziario. Questo programma abbiamo pensato di chiamarlo spiritosamente e speriamo che sia spiritoso al punto giusto, come l'alcol, lo spirito dell'alcol deve essere, non troppo per farci inebriare e nemmeno troppo poco per farci rimanere, come dire, piatti. Io mi sto rivolgendo anche qua a due amiche che avete visto anche nei notiziari, Anna Maria e Wanda, preziose collaboratrici e grandi sostenitori anche del movimento di Fraternity. Insomma, bando alle ciance. Se il cameraman ritorna su di me, grazie. Allora, siamo qui, in questo appuntamento, per riflettere, no, più o meno spiritosamente, e poi capirete anche il significato di questo spiritosamente, su temi, no, e argomenti che riguardano poi la vita, senza volere, come dire, essere, no, di sentirci da vati, ma semplicemente così, poter discorrere tra di noi e magari, no, c'è qualche cosa che può arrivare, quella, quell'elemento, no, che può essere veramente d'aiuto a tutti quanti noi. Ci piacerebbe anche poter in questo programma avere un rapporto diretto con voi che ci state guardando, e questo poi vedremo in futuro di renderlo possibile. È possibile, perché si può telefonare, ma sarà possibile quando noi potremo andare direttamente in streaming, in diretta, perché allora ci vedrete esattamente nel momento in cui noi stiamo registrando, mentre adesso ci state vedendo, come si dice in termini tecnici, in differita, cioè abbiamo registrato e quindi poi state vedendo il risultato di questa nostra registrazione. Va bene, forse non mi interessava saperlo, ma insomma è qualche cosa che va detto anche per onestà, non siamo in diretta ma siamo in differita. Allora, volevo iniziare con questo nostro, così, argomentare, no? Parlare, discutere tra di noi, con un brano, un pezzo di Krishnamurti, si chiama Consapevolezza spontanea e flessibile. Ora, credo che tutti quanti noi e voi conosciamo, perlomeno per sentito dire, no, questo nome, questo personaggio, Krishnamurti, che è stato preso dai teosofici e indicato come un avatar, e quindi addirittura proprio come Gesù, il Cristo reincarnato. Krishnamurti non ha mai voluto dare adito a questa credenza, tanto è vero che poi a un certo punto si è distaccato dal movimento teosofico, ma comunque sempre rimane una grande figura sia di pensatore che anche, diciamo, di essere illuminato. E ci lascia veramente questa riflessione sua che ritengo molto preziosa, o almeno io personalmente la ritengo molto preziosa. Dice così: conoscere se stessi significa conoscere la nostra relazione con il mondo, non solo del mondo delle idee e della gente, ma anche con la natura e con le cose che possediamo. Questa è la nostra vita, essendo la vita relazione con il tutto. E quindi qui, con questa prima asserzione, si trova esattamente in linea anche con il pensiero teosofico, portato avanti ad esempio da Annie Besant, che appunto dice in un suo trattato, il Trattato sulla coscienza, che vita e coscienza sono identiche, no? Sono due parole per significare lo stesso concetto. Quale? Quello appunto di relazione. C'è vita quando c'è una relazione. Nel concetto di coscienza lo possiamo anche ampliare dicendo che è lo strumento proprio di questo oggetto, di questa relazione. Quando nella notte dei tempi qualche cosa che non era ancora individuato e quindi apparteneva al tutt'uno si è individuato. Allora pensiamo ad esempio ad una cellula, no? A un nucleo di una cellula che ancora non ha costruito la propria membrana cellulare. E quindi è un nucleo che non è ancora differenziato, no? Non ha ancora un interno o un esterno. Ma nel momento in cui, e non stiamo ad indagare quali ragioni per cui è stato costruito questo
questo linte, no? Un nucleo, così come un atomo, no? Così come un essere umano, costruisce un qualche cosa che lo limita e lo differenzia, in quel preciso istante si forma un sé e un non sé, un dentro e un fuori che prima non esisteva, c'era un tutto. In quel preciso istante nasce la coscienza, perché finalmente c'è, esiste un rapporto tra un sé e un non sé, tra un dentro e un fuori. Ecco perché appunto Krishnamurti ci dice, essendo la vita, relazione con il tutto, è la prima relazione. Andiamo avanti. La comprensione di questa relazione richiede specializzazione? E pone un bel punto interrogativo. Ovviamente no, ciò che richiede è la consapevolezza necessaria per confrontarsi con la vita nel suo insieme come totalità. E qui anche comprendiamo bene come quella limitazione necessaria per individualizzarci, noi esseri umani, ma una cellula, un atomo, eccetera, possiamo vederlo, no? Nel macrocosmo e nel microcosmo, come questo però percorso che noi facciamo, quindi separandoci nella limitazione, nella dualità, vuol dire, no? Nel mondo delle forme, no? Delle forme materiali, ci serva poi però per ricondurci alla totalità, attraverso proprio la coscienza. Quindi a ripercorrere il percorso a ritroso dalla frammentazione nei molti a riconoscerci ancora come unità. E questo è il processo di apprendimento che poi noi facciamo. No? E lui ce lo indica molto bene, molto chiaramente. In che modo dobbiamo essere consapevoli? Questo è il nostro problema. Come si deve fare per avere quell'attenzione, se posso usare questa parola senza che sembri una specializzazione? Come deve fare uno che vuole affrontare la vita nella sua totalità? Allora, scusate, dicendo un po' nel testo. Ciò non significa solo le relazioni personali con i vicini, ma anche con la natura e con le cose che possiedi, con le idee, con le cose che la mente produce come illusioni, desideri e così via. Come possiamo essere coscienti di questo processo globale di relazioni? Sicuramente questa è la nostra vita, non è vero? Cioè, tutte le relazioni che noi abbiamo. Non esiste vita senza relazione. Comprendere questa relazione non significa isolamento, al contrario, richiede pieno riconoscimento e totale consapevolezza del globale processo della relazione. Come si fa ad essere consapevoli? Come siamo consapevoli di qualche cosa? Come sei consapevole della relazione con una persona? Come sei consapevole degli alberi, del richiamo di un uccello? Come fai ad essere consapevole delle tue reazioni quando leggi un giornale? Siamo coscienti delle risposte superficiali della mente quanto che delle reazioni profonde? Come siamo consapevoli di qualche cosa? E qui ci spiega come avviene, no, questo processo proprio, la consapevolezza. In primo luogo siamo consapevoli, non siamo forse, certo che siamo consapevoli, ma come facciamo a sapere di esserlo? Quindi siamo consapevoli di una reazione ad uno stimolo, questo sicuramente. E questo è un fatto evidente, vedo qualcosa di bello e c'è una risposta, quindi una sensazione, contatto, identificazione e desiderio. C'è uno stimolo esterno e questo, diciamo, si ripercuote dentro, no? Dentro di noi, a tutti i livelli, emotivo, fisico, emotivo e mentale. Questo è il processo ordinario, non è vero? Dice Krishnamurti. Possiamo osservare quello che accade in un determinato momento senza studiare dei libri per farlo. Così è attraverso l'identificazione che abbiamo piacere e dolore. La nostra abilità consiste in questa preoccupazione di cercare il piacere e di evitare il dolore. Non trovate? Dice sempre Krishnamurti. Se sei interessato a qualcosa, ti dà piacere, ne nasce subito una capacità immediata, c'è la consapevolezza istantanea di quel fatto. E se si tratta di qualche cosa di doloroso, quella capacità consiste nel sapere come evitarlo. Così, sino a che cerchiamo una abilità per comprendere noi stessi. Siamo destinati a fallire. Perché la comprensione di noi stessi non dipende da questa capacità.
non si tratta di una tecnica che sviluppi, coltivi e accresci con il tempo, attraverso un costante affinamento. Questa coscienza di sé si può ottenere solo nell'atto della relazione, può essere sentita nel modo in cui parliamo e in cui ci comportiamo. Guardati senza nessuna identificazione, prosegue Krishnamurti, senza alcun confronto, senza alcuna condanna, e qui tocca un tema, quello della condanna, cioè del giudizio, no? Molto interessante. Guarda soltanto e noterai che accade una cosa straordinaria. Non solo poni fine ad un'attività inconscia, la maggior parte delle nostre attività sono inconsce, non solo metti fine a ciò, ma sei anche consapevole delle motivazioni della tua azione, senza indagare e senza scavare. Cioè, lui sta dicendo, osserva. Fai l'osservatore, distaccati, in altre parole, l'osservatore distaccato. Guarda, solo osserva quello che sta succedendo. E l'osservazione ti rivelerà. Quando sei consapevole vedi il processo globale del pensiero e dell'azione, ma ciò può accadere solo quando non ci sono condanne, quando non giudichi. Quando condanno qualcosa non lo comprendo, è un modo per evitare qualunque tipo di comprensione. Molti di noi lo fanno di proposito, condannano immediatamente e così pensano di aver capito. Questo è eccezionale, non come capito. Cioè, giudico, faccio bene, così ho capito. In realtà ci siamo allontanati proprio da quella che poi chiamiamo la verità, no? Che ci allontaniamo dalla comprensione perché stiamo prendendo una parte, no? Infatti poi lui più avanti lo dice sulla scelta, no? E quindi dice, così pensano di aver capito. Se invece non condanniamo ma osserviamo con cura e siamo consapevoli, il contenuto e il significato di quell'azione si dischiude. Perché permettiamo a quell'evento di parlarci, no? Se noi, ma potete aggiungere qualche cosa anche voi, siete microfonate, quindi potete farlo. Fate sentire che avete una voce. È così interessante che siamo presi dal tuo dire. Un po' più di voce, perché... e tu, Anna Maria? Sembrava un po' prematuro, volevo... aspettare un altro pochino, proprio per non correre il rischio di trarre delle conclusioni troppo affrettate. Non diamo giudizi, ci sta appena dicendo. Osserviamo e basta, hai ragione. Eh sì, questo Krishnamurti aveva un bello spirito, eh? Era spiritoso al punto giusto, sì. Dice allora, senza indagare, senza scavare. Quando sei consapevole, vedi il processo globale del pensiero e dell'azione, ma ciò può accadere solo quando non ci sono condanne. Abbiamo già detto, no? Quando condanno qualcosa non lo comprendo, è un modo per evitare qualunque tipo di comprensione, molti di noi lo fanno di proposito, condannano immediatamente e così pensano di aver capito. Avevo già letto questo, vero? Sì. Io ogni tanto perdo il filo, voi dovete ricondurmi e dire no, questo l'hai già letto, vai avanti, e così evitiamo di ripetere. Se invece non condanniamo ma osserviamo con cura e siamo consapevoli, il contenuto e il significato di quell'azione si schiude. Anche questo, avevamo già detto. Ma ritornarci sopra va sempre bene. Dobbiamo perché essere l'osservatore. Sì, dobbiamo essere, sì. Metterci in ricezione, in ascolto, perché questo poi significa, no? Perché se noi vogliamo indagare, è come se noi diventiamo attivi e quindi non siamo ricettivi. Certo. E se non siamo ricettivi, che cosa ascoltiamo? Diamo un'interpretazione di quella cosa con la mente, no? Facciamo tutto quanto, come dire, no? Il nostro film, no? Mentale, e alla fine pensiamo anche di avere risolto. Ma abbiamo risolto che cosa? Non abbiamo permesso a quell'evento di entrare, no? Noi non abbiamo permesso a noi stessi di essere quell'evento. O siamo così identificati che gli diamo una nostra lettura. In realtà magari quell'evento è tutt'altra cosa. Ma per non fare troppa filosofia, seguiamo Krishnamurti. Non puoi mantenere il pensiero fisso su di un problema speculando e analizzando. Devi essere abbastanza sensibile da percepirne il contenuto. Come una pellicola fotografica,
che è sensibile. La pellicola fotografica raccoglie quell'immagine, è sensibile, raccoglie, ma non ci mette niente di suo. Si limita a registrare quello che... Registra, dopodiché ce lo possiamo rivedere. No? E quindi, come una pellicola fotografica. Mi sembra molto a fuoco, no, questo esempio. Se voglio comprenderti devo essere di una passività consapevole, che allora incominci a raccontarmi tutte le tue storie. Tu, evento, tu, persona. Non si tratta certo di una questione d'abilità o di specializzazione. In questo processo iniziamo a comprendere noi stessi, non solo gli strati superficiali della consapevolezza, ma i più profondi, che sono molto più importanti. Perché là giacciono tutti i motivi che ci guidano e tutte le intenzioni. Le nostre domande nascoste e confuse, le ansie, le paure e gli appetiti. Non si tratta certo di una questione d'abilità e di specializzazione. In questo processo iniziamo a comprendere noi stessi, non solo gli strati superficiali della consapevolezza, ma i più profondi che sono molto più importanti. Perché là giacciono tutti i motivi che ci guidano e le intenzioni, le nostre domande nascoste e confuse, le ansie, le paure e gli appetiti. Esteriormente possiamo tenerli tutti sotto controllo, ma interiormente si agitano, sino che questo non è stato completamente compreso attraverso la consapevolezza diretta. Ovviamente non potrà esserci libertà, non ci potrà essere felicità e non ci sarà intelligenza. Ripetiamo un attimo questo concetto perché è interessante. Allora dice Krishnamurti che esteriormente possiamo tenerli tutti sotto controllo, no? Ma interiormente si agitano le intenzioni, no? Come diciamo prima, le nostre domande nascoste. Sino che questo non è stato completamente compreso attraverso la consapevolezza diretta dell'osservatore distaccato, potremmo dire, ovviamente non potrà esserci libertà. Non ci potrà essere felicità e non ci sarà intelligenza. Intelligenza. Intelligere. Raccogliere in sé. No? Questo significato importante e profondo. Essendo l'intelligenza, e qui dà una definizione secondo me bellissima, la totale consapevolezza del nostro processo. Può essere un fatto di specializzazione. Se l'intelligenza è la totale consapevolezza del nostro processo, può derivare da una specializzazione, della nostra mente, se è la totalità? Perché appena noi applichiamo la nostra mente, che è analitica, noi andiamo immediatamente a non cogliere più la totalità. E noi potremmo dire qua la totalità la raccogliamo attraverso un altro organo che non è la mente, il cuore. Il cuore. E quindi, è profonda la cosa, ci tocca proprio interiormente. Potrà tale intelligenza essere coltivata attraverso qualche forma di specializzazione? Perché è proprio questo che sta accadendo. Non è vero, forse, dice Krishnamurti. Il prete, il dottore, l'ingegnere, l'industriale, l'uomo d'affari, il professore, abbiamo la mentalità di quella specializzazione. Per realizzare la più alta forma di intelligenza, che è la verità, che è Dio e che non può essere descritta, crediamo di dover diventare degli specialisti. E qua lui sta anche dicendo che quello che sta accadendo anche a questa nostra società, io ovviamente l'ho letto prima, no? E quindi so che poi arriva sulla nostra società, no? Potrei anche dire questo, il frutto di una società che arriva a una certa complessità, voi sapete, no? C'è la teoria della complessità, no? Cosa succede? Arrivate a una certa complessità, non regge più il sistema, no? Generalmente implode ed è così che finite e cessate le civiltà. Si arriva a una certa complessità, anche passate, non vuol dire che noi pensiamo che la
complessità sia solo la nostra tecnologica o perché abbiamo, no, ci sono state altre civiltà che hanno espresso alla fine altrettanta complessità. E a un certo punto la complessità non regge più, proprio questo, no? Cioè, non si riesce più a gestire. Pensiamo anche solo a la miriade di leggi, e ne facciamo sempre ogni giorno, no? Tutti i governi del mondo fanno altre leggi perché bisogna appunto specializzare, cogliere una lacuna lì e là, e noi abbiamo tantissime leggi, da dire che in Italia forse siamo, no, i più, no, quelli che ne abbiamo di più, insomma, non lo so, comunque tantissime, migliaia, 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 e poi però non riusciamo a gestirle, perché fare rispettare tutte quelle leggi, no? Oh, basterebbero 4-5 principi, no? Certo, però, chiaro, no? Attento, non ci sarebbe tutta la giurisprudenza che c'è, perché a un certo punto io devo far vedere chi sono nel momento in cui c'è una società che si specializza, e quindi se io sono un avvocato, se sono un giudice, cavolo, quello che non lo è, cavolo non c'entra, ma insomma, ma chi non lo è, io come faccio a differenziarmi da quello? Beh, no? Sicuramente devo avere un tipo di conoscenza che sfugge a quell'altro. Infatti noi quando andiamo nei confronti, no, entriamo nell'apparato giustizia, non ci capiamo più niente, no? Addirittura, ma non solo quello, la medicina, un altro, no? Una terminologia a sé, a parte, che sfugge poi alla gente comune, no? E questo serve anche per ritagliarsi fette di potere, ovviamente, no? Ma insomma, questo sarebbe un altro discorso. Edoardo, io sono un'insegnante. Sì. E voce. Spesso mi capita, a noi insegnanti capita di trovarci con degli studenti ai quali non può bastare sapere quello che noi abbiamo da dire loro in quanto è compreso in un programma. Sì. E c'è molto di più da fare per rapportarsi con quello studente, c'è da andare molto oltre. Voglio dire, una delle frasi che più spesso si sentono dire dagli insegnanti quando ci si trova con degli studenti particolarmente problematici, per vari motivi che adesso non sto qui, una di queste frasi è: ma io non sono mica uno psicologo, ma io non sono mica un assistente sociale, io sono un insegnante, io devo insegnare matematica, io sono qui per insegnare lingua inglese. Mi chiedevo se noi insegnanti, parlo degli insegnanti perché io sono insegnante, riuscissimo ad attuare, ad avere questo atteggiamento di cui stiamo parlando, di cui stiamo leggendo, di cui ci sta parlando Krishnamurti, che salto di qualità, che salto... incredibilmente, sarebbe qualcosa di meraviglioso, se non so se riesco a farmi capire, no, cosa voglio dire. Pensate solo, voglio dire, a tempi più antichi, no? In cui il filosofo era matematico, no, pensiamo, insomma, adesso senza pensare a Pitagora, ma certo, solo il sacerdote loro, ma fino a pochi decenni fa il medico di famiglia era anche consigliere, confessore, certo, quasi. Certo. Sapeva anche, conosceva anche quelli che erano le problematiche della famiglia a livello psicologico. Certo, a livello... Certo. Adesso invece il medico è diventato uno che ti deve curare il braccio o la gamba o l'occhio a seconda di quello che ti fa male. L'insegnante deve insegnare la disciplina per cui è abilitato. Certo, viviamo in una società super specializzata ed è molto disumanizzante. Alla fine non viviamo, come dicevamo prima, col cuore, non ci rapportiamo col cuore a quello che ci circonda, ma purtroppo sempre più con la mente. Eh beh, sì. E secondo schemi, certo, modelli, certo, preconfezionati, no? Poi diventano degli stereotipi. Il problema della nostra società, che ovviamente ha fatto dei grandi passi, no? Perché la scienza li ha fatti in tutti i campi, no? Anche questa specializzazione, però il rischio è quello che poi si perde la misura del totale, cioè della totalità, come dice Krishnamurti,
Se noi andiamo sempre più ad analizzare, diventiamo perfettissimi a vedere i peli dentro a una cellula, no? E poi non ci accorgiamo più dei, o non riusciamo più a gestire i problemi nella totalità. È così che poi siamo in una società in cui vediamo questa grande differenza, no? di classe, eccetera, no? Chi sta bene, chi sta peggio, e non riusciamo a trovare un equilibrio. Proprio perché poi quando ci si specializza molto, sto pensando ad esempio adesso alla finanza o agli economisti, no? Che guardano quel problema e dicono sì, ma noi dobbiamo guardare i grandi insiemi, queste cose qua, eccetera, però poi non riescono a proporci un modello che faccia stare in una maniera, diciamo, equilibrata, in una maniera, no, però onestamente bene, diciamo, non vediamo questo termine, no? Un benessere diffuso. Non c'è. Forse dovremmo ritornare a questa, riappropriarci di questa visione dell'insieme, ci sta suggerendo questo amore, e andiamo avanti a sentire che cosa ci comunica ancora. Il nostro problema, continua, è: siamo consapevoli che i conflitti, le miserie e i dolori della nostra esistenza quotidiana non possono essere risolti da qualcun altro, e se non possono esserlo, come possiamo affrontarli? Comprendere un problema ovviamente richiede una certa intelligenza, e questa intelligenza non può derivare dal coltivare la specializzazione del pensiero. Si manifesta solo quando siamo passivamente consapevoli di tutto il processo della nostra coscienza, che significa essere consapevoli di noi stessi senza scelta. E lo sottolineo perché mi sembra proprio importante. Importante, senza scelta, senza scegliere quanto è giusto e quanto è sbagliato. Quando si è passivamente consapevoli, si riconosce che da quella passività, che non è pigrizia, che non è sonno, ma estremo stato di allerta, il problema ha un significato assai differente, cioè non esiste più identificazione con il problema, quindi non c'è più giudizio, e allora il problema inizia a rivelare il suo contenuto. Se sai costantemente mantenere questo stato, allora ogni problema può essere risolto dalle fondamenta e non in superficie. Che dire di più? Basterebbe fluire con la vita, semplicemente, come un fiume, certo, che non si ferma davanti agli ostacoli, ai massi, ma segue il suo corso, come l'acqua che prende qualsiasi forma, in un vaso, in un bicchiere, così, tutto semplicemente. Certo. E continua. La difficoltà è che la maggior parte di noi, non è in grado di essere passivamente consapevole. In qualche modo vuol dire ritrarsi nella vita, no? Non dalla, cioè non voler, e pensate che tutta la nostra società occidentale specialmente, che dice tu vai, tutti, sto pensando a tutti i corsi che fanno, no? Con la tua mente che devi andare, no? Proiettala perché così otterrai, eccetera. Tutto basato poi all'ego, no? Sulla personalità, che si deve rafforzare. E in effetti sono ottimi sistemi e metodi per rafforzare la personalità, ma a scapito, se vogliamo, ora qui non vogliamo, come dire, fare di cutelerlo un fascio o di considerare negativamente, no, solo negativamente, ma sicuramente a discapito, quando ci chiudiamo solo in quella scatola, no, mentale, a discapito della comprensione totale, cioè della, dire comprensione totale è anche della comprensione, perché la comprensione è già totale, no, in questo senso. Allora, capiamo, ma non comprendiamo, e capire e comprendere sono proprio due verbi, cioè due azioni. Il capire lo fa la mente, capio, i latini la sapevano lunga, no? E infatti dicevano, la mente capisce, capia, no? Capio, prendo, afferro. La mente afferra, agguanta e tiene per sé, e se vogliamo poi spezzetta perché ci deve andare a vedere dentro, no? Che ci sta qua, no? Invece noi diciamo il cuore comprende, perché abbraccia, comprendo, no? Prendo con me. Questa è la differenza, no?
Krishnamurti ci sta proprio dicendo questo. Allora, dicevamo, la sfida è sempre il nuovo, la nostra risposta è sempre vecchia. Lui dice, la sfida è sempre il nuovo, la nostra risposta è sempre vecchia. E la nostra difficoltà è quella di confrontarci in modo adeguato con tutto ciò, pienamente. Il problema è sempre un problema della relazione con le cose, con la gente o con le idee. Non c'è altro per confrontarci con il problema delle relazioni, con le sue sempre diverse domande, per affrontarlo nel modo giusto e adeguato, si deve avere una consapevolezza passiva. Questa passività non è il prodotto della determinazione, della volontà o della disciplina. Inizia quando vediamo e riconosciamo che nello stato iniziale non siamo passivi. Non siamo passivi. È un concetto questo, che appunto più che capirlo bisogna comprenderlo dentro e quindi lasciare che penetri dentro di noi e che lavori, no? Che faccia il suo lavoro. Dicevamo ancora, essere consapevoli che ci aspettiamo una particolare risposta a un particolare problema è sicuramente l'inizio. Consiste nel conoscere noi stessi in relazione al problema e a come ci confrontiamo con esso. Allora, appena iniziamo a conoscere noi stessi in relazione al problema e al modo in cui reagiamo secondo pregiudizi, aspettative e scopi, nel confronto con questo, la consapevolezza rileverà il processo del nostro pensiero, della nostra natura interiore, e in ciò c'è liberazione. Avete compreso? Appena iniziamo a conoscere noi stessi in relazione al problema, perché lasciamo che il problema, no, lo osserviamo, ci penetri, e al modo in cui reagiamo secondo pregiudizio, vediamo la nostra modalità di azione, secondo i pregiudizi, le aspettative, gli scopi, e confrontandoci con questo, cioè con quello che noi normalmente agiamo, come noi agiamo. È un po' come se noi ci vedessimo, no? Non è un po', è il vederci un po', no? Riusciamo a uscire fuori e fare l'osservatore che guarda se stesso, e allora comprendiamo anche la nostra limitazione e il nostro agire. E la consapevolezza di questo rivelerà il processo del nostro pensiero, della natura interiore, e quando rivela la natura interiore, dice, Krishnamurti, c'è libertà. Un bel pensiero profondo, no? E qui il problema. Cioè, c'è liberazione perché liberiamo la nostra natura profonda. Io oserei dire perché finalmente ci permettiamo di avere il contatto con il nostro sé superiore, con la nostra anima, con la nostra parte più nobile, con colei che dovrebbe poi, da quel punto, diciamo, no, alto, o profondo, se vogliamo, noi dovremmo dirigere la nostra vita. Ma dirigere, ecco, non con la mente che dice devo fare questo, voglio fare questo o quell'altro, ma, come altre volte dicevamo anche, con spontaneità, e lo stesso Krishnamurti usa questo termine, spontaneità che noi sappiamo essere prerogativa dell'anima, perché spontaneità, sempre qua i latini ci vengono in aiuto, sponte è volontà, ma è una volontà superiore, non è la volontà della mente, è la volontà del nostro sé superiore, ed è per quello che diventiamo spontanei e riveliamo, come dire, in noi, sì, il nostro spirito libero, no? Lo liberiamo in questo senso. Ciò che è certamente importante, continua Krishnamurti, è la consapevolezza senza scelte, perché la scelta porta con sé conflitti. E qua noi siamo in difficoltà proprio, diciamo, ma come facciamo che ogni giorno ci viene chiesto di scegliere qualche cosa, no? E lui ci vuole far comprendere proprio il significato che, come dicevi tu prima, Wanda, se noi stiamo nel flusso, no? Questo fiume,
del flusso della vita, le scelte vengono, cioè, forse non le riconosciamo come scelte, esatto. Perché? Ma agiamo, siamo nel flusso e quindi vengono da sé. No, questo, e questo è il concetto. Voce perché... E questo è il concetto. E non bisogna scegliere, ma semplicemente esserci nella vita. Diciamo essere scelti dalla vita, potremmo dire, sì. No? Che la vita ci scelga. Tutti quanti noi per... nel bene e nel male, che poi alla fine bene e male sono sempre le esperienze. No? Le esperienze, tutto quello che viene, perché più esperienze abbiamo e più diventiamo consapevoli, no? Se facciamo tesoro delle esperienze, ma insomma siamo qui per farlo, no? Mi viene da pensare che molte persone però vivono così. Ah beh, anche noi la maggior parte. Ma senza consapevolezza alcuna. Ma è la consapevolezza che fa la differenza. Certo. Diciamo che la vita comunque insegna tanto, no? E quindi mano a mano che le esperienze ci segnano, ci tolgono via delle maschere, magari ci graffiano anche, no? Ci segnano per l'appunto. Però segnandoci ci tolgono un po' di maschere. Fino a che, speriamo insomma che uno non arrivi proprio a farsi scorticare vivo, ma a volte succede anche, no? Questo, no? Cioè delle lezioni molto pesanti che sono proprio come levarci la pelle. Ed è forse allora che inizia un vero e proprio cambiamento, no? Come quando si dice che bisogna arrivare nel punto più basso della disperazione, e allora forse, no, come quando si è arrivati sott'acqua, si tocca il fondo, ci si dà una spintina. E per la legge di Archimede si ritorna su. Speriamo che questa legge di Archimede aiuti tutti coloro che hanno toccato il fondo, perché comunque da ogni crisi c'è una rinascita poi, no? E questa è la speranza. Fino a un momento in cui si arriva a un punto di svolta, in cui ci si rende conto che la vita non sono tutte cose che capitano per caso, no? Ma che un senso ce l'hanno. È come quando noi guardiamo, stiamo seguendo un sentiero, no? Per terra, e noi non vediamo dove arriva, no? Ma se prendessimo un elicottero, in quel momento passasse un elicottero, noi lo prendessimo e ci alzassimo, la nostra visione si allargherebbe, no? Che immagino ho usato l'elicottero, ma insomma quella di salire sulla montagna, no? E là scorgiamo che, guarda dove porta quel sentiero, no? Vediamo la meta. E allora, questa consapevolezza è come salire sulla montagna o prendere l'elicottero in una versione più moderna, diciamo, no? Però noi dobbiamo, ci permette di vedere più in là, ma dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo percorrerlo però. Il sentiero, non ci sono scorciatoie, o meglio, e qui ritorno all'esempio della montagna, personalmente quando ero più giovane e meno consapevole, non che adesso sia chissà che, intendiamoci, ma insomma qualche cosina, forse un po' di più, e mi piaceva andare quindi in montagna, no? Mi è sempre piaciuto, e quindi per sentieri, e quando vedevo che a un certo punto, no, la montagna prendeva, sai, faceva una grande curva, no, questo sentiero, dicevo, no, porca miseria, qua ci impiegherò adesso, non so, mezz'ora per far tutto quello, no? Anche se magari, no, vado diritto, no? Devo arrivare là, perché devo fare tutto il giro, no? Solo che quel sentiero che seguiva una certa pendenza, no? Appunto, era fatto per arrivare, no? In una maniera, diciamo, arrivare poi in cima senza essere distrutti. Invece, tagliando diritto, prendevo ovviamente la massima pendenza e arrivavo sempre dopo i miei amici che invece avevano continuato a seguire il sentiero, no? Quindi a volte le scorciatoie sembrano scorciatoie, ma quando incominciamo a farle ci accorgiamo che diventano delle allungatoie. Allora è meglio magari. Cosa ne pensi tu? No? Cioè, seguire la via magari, no? Fare qualche curva in più, e però si arriva. Girolamo, che nel frattempo abbiamo scoperto, no? Nella nostra inquadratura, ma era qui fin da prima, che ci dici Girolamo? Io penso che nella vita... Voce Girolamo, siamo microfonati tutti quanti. Penso che nella vita bisogna avere come devo dire, devi saper scegliere, scegliere la strada giusta. Rimanendo su questo, anche se, come dice Krishnamurti, quasi non ci dovremmo accorgere di fare quella scelta, no? Seguire il flusso. Allora, sentiamo ancora come termina
questa riflessione di Krishnamurti, dice: ciò che è certamente importante è la consapevolezza senza scelta, perché la scelta porta con sé il conflitto. Colui che sceglie nella confusione, quindi sceglie. Se non c'è confusione, non c'è scelta. Solo la persona confusa sceglie quello che dovrebbe o non dovrebbe fare. E qui è disarmante. Sembra quasi paradossale. Sembra quasi paradossale, ma se riflettiamo, solo la persona confusa sceglie, no? Quello dice ciò che dovrebbe o non dovrebbe fare. Perché se la persona segue il flusso, non c'è ciò che dovrei o non dovrei fare. Segue il flusso e quindi faccio qualche cosa che è nel, no? Posso raccontare un mio episodio? Come no? Ero qualche settimana fa. Anche se io mi alzo, anzi, un attimo, tu continua. Qualche settimana fa ho avuto un'esperienza, ho incontrato degli amici che hanno fatto delle scelte di vita. Questo mi ha messo in uno stato di confusione mentale e anche emotiva. E ho trascorso quasi una settimana con questa grande confusione mentale fino a un pomeriggio, quando sono andata a incontrare e a trovare un amico in una casa in campagna, sono stata morsa da un cane. Il cane mi ha morso esattamente sul meridiano dell'intestino tenue, che ha a che fare con le scelte della vita. Il morso del cane è stato così benefico per me in quel momento, perché improvvisamente mi ha dato luce, mi ha illuminata, perché ho compreso che era una confusione soltanto assurda, inutile, perché ragionando io e pensando che bisogna fluire con la vita, non occorre fare scelte, basta semplicemente fluire con gli avvenimenti. E la scelta la vita te la presenta naturalmente, non occorre decisamente decidere a priori, ma semplicemente vivere qui e ora, vivere centrati nell'adesso. Quindi il morso di un cane mi è servito per illuminarmi. Violenta come esperienza. No, forse mi ci voleva in quel momento. Se ti è successo è perché te lo succedere. Perché mi doveva succedere? Evidentemente ha avuto. E poi mi sono ricordata che gli animali effettivamente hanno un'ottima relazione con gli esseri umani. E ricordo che quando montavo un cavallo, ogni volta che ero in uno stato di confusione il cavallo mi buttava sempre giù. Quindi ho capito, avendo avuto esperienze passate con il cavallo, quando il cane mi ha morso ho capito che anche quello voleva essere una comunicazione, un linguaggio. Certo, senza dubbio gli animali sono ricettivi al massimo, ci sentono. Sì, aveva avvertito la mia confusione, il mio stato. I nostri stati d'animo. Immediatamente sono cambiata. Subito sono diventata del mio solito carattere allegro e subito mi è venuta una chiarezza incredibile. Senti, ma non hai avuto nessunissimo, neanche piccolino così pensiero, cioè il cane di mannaggia? No, in quel momento sono rimasta semplicemente un po' traumatizzata per il dolore che ho avuto, perché mi ha morso alla gamba e quindi ho avuto un grande dolore. Però non mi sono neanche disinfettata, perché immediatamente ho percepito che doveva essere un messaggio. Sono stata comportata anche da un amico presente che si occupava di medicina cinese, per la verità, e quindi lui ha detto che esattamente il canino del cane era sul meridiano dell'intestino tenue. Siamo tranquilli, la decodifica del messaggio era perfetta. Era chiara e forte. Sì. Va bene, allora che ci dice ancora Krishnamurti? Dice: nessun che sia nella chiarezza e nella semplicità sceglie. È ciò che è. L'azione basata su un'idea è ovviamente l'azione della scelta, e tale azione non è liberatoria. Al contrario, crea solo ulteriore resistenza e ulteriore conflitto. In relazione
a quel pensiero condizionato. Meditate, gente, meditate, sarebbe da dire, no? È andato troppo oltre, ecco qua. Scusate, ma c'è. Condizionato. La cosa importante quindi è l'essere consapevoli, momento per momento. Infatti dicevamo anche prima, qui e ora. Senza accumulare l'esperienza che la consapevolezza offre, perché nel momento che si inizia ad accumulare, si è consapevoli solo in rapporto a quanto si è accumulato, in accordo con quello schema e con quella esperienza. La tua consapevolezza è l'accumulo dei condizionamenti e quindi non c'è più osservazione, ma mera traduzione. Dove c'è traduzione, c'è scelta, e la scelta crea conflitto. E nel conflitto non c'è comprensione. La vita è un fatto di relazione, termina Krishnamurti, e per comprendere la relazione, che non è statica, ci vuole una consapevolezza flessibile, perché la vita è relazione e sappiamo che la vita è dinamica, e ci mancherebbe, no? E quindi se noi stiamo statici e fissi, la vita ci scappa, no? Cioè non la prendiamo mai, come corre un tram che ti passa davanti. Consapevolezza flessibile la chiama, mi piace questa cosa. Una consapevolezza allerta e passiva, non aggressivamente attiva. Come ho detto, dice Krishnamurti, questa coscienza passiva non è prodotta da qualche forma di disciplina o attraverso delle pratiche. Quindi non è che dobbiamo stare 26 anni nella posizione del loto, oppure farci, no, queste cose di, non lo so, qualche altra insomma terapia strana, no? Oppure queste tecniche, discipline che ormai chi più ne ha più ne metta, no? Vabbè, non voglio anche lì entrare, diciamo, nell'argomento perché ne avrei da dire, ma qualche altra volta, un'altra trasmissione che chiameremo in un altro modo, magari. Approfondiremo anche questi temi, no? Perché, vabbè, di queste tecniche che escono fuori come i funghi, no? Piove, no? Il giorno dopo siamo sicuri che oggi piove, allora domani troviamo altre 100 tecniche, no? Con dei nomi stranieri, in genere in inglese, molto altisonanti, o perlomeno anche un po' così, anche misteriosi, no? Che poi quando andiamo a vedere bene, e poi mi fermo subito, poi appartengono magari a alcune cose che erano molto antiche, che poi sono state rivisitate, riprese, cambiato il nome, cambiato di qua. Beh, come un esempio che mi viene il più lampante, l'Hatha Yoga è diventato lo stretching, senza più la respirazione però, no? E quindi, vabbè, insomma, comunque sia, mi fermo, mi giuro, perché non voglio creare poi, no, ulteriori problematiche, poi la nostra mente si focalizza, poi andiamo fuori, perdiamo il tram, la via, no? E la vita soprattutto, no? Allora, rimaniamo ben dentro, saldi nel flusso della vita qua, anche con i nostri amici. E Krishnamurti conclude questo suo pensiero dicendo: la vita è un fatto di relazione, dicevo prima, e per comprendere la relazione, che non è statica, ci vuole una consapevolezza flessibile. La ripeto perché è proprio consapevolezza flessibile, una consapevolezza allerta e passiva, non aggressivamente attiva. Come ho detto, questa coscienza passiva non è prodotta da qualche forma di disciplina o attraverso delle pratiche, è semplicemente essere consapevoli, momento per momento, del nostro pensare e del nostro sentire, non solo quando siamo svegli, perché come vedremo quando ci entreremo più profondamente, anche iniziando a sognare, tireremo a galla tutti i tipi di simboli e tradurremo in sogno. In questo modo apriamo la porta a ciò che è nascosto e che diventa conosciuto. Ma per trovare l'ignoto dobbiamo andare oltre la soglia. Certamente questa è la nostra difficoltà. E qua fa anche capire che appunto qual è la realtà? La nostra, noi così canitamente aggrappate alla nostra realtà di veglia, no? Che consideriamo, questa realtà, io vedo qua, mi pizzico, ci sono, faccio, parlo, vedo, faccio, lavoro, faccio tutte le mie azioni, le mie cose, sento, no?
guardo e questa per me è la mia realtà. Quell'altra no, no? Esiste solo quella dei cinque sensi e basta. Beh, lui qui ci sta dicendo, beh, insomma, guardate che forse, no, c'è qualche cosa che è più reale del reale, non è quello che pensate reale, o più reale del re, non ci verrebbe a dire. E dice, la realtà non è una cosa che possa essere conosciuta dalla mente, infatti, conclude, perché la mente è il risultato del conosciuto, del passato, e quindi la mente deve riconoscere se stessa ed il proprio funzionamento. La sua verità deve conoscere, e solo allora è possibile all'ignoto essere. Quindi la mente deve riconoscere se stessa ed il proprio funzionamento, la sua verità, e solo allora è possibile all'ignoto essere. Quindi, se noi stiamo aspettando che la mente fa tutto questo, è meglio che... Questo non vuol dire che allora diciamo non pensiamo più, no, anzi. La nostra mente ci serve per discriminare, per vedere, anche proprio per la sua funzione principale che è quella analitica, no? Noi abbiamo una totalità, un qualche cosa che dobbiamo capire e per afferrarlo con la mente, poi la mente lo fa, lo scompone immediatamente, perché deve vedere, no? Proprio perché è analitico. Ma poi dobbiamo ricomporlo, perché altrimenti tutto il mondo ci rimane spezzettato, sparso, lì, no? Briciole di un qualche cosa che invece è un tutt'uno. Allora questo è, lo possiamo fare solo attraverso la comprensione del cuore, che tutto ricompone, e con questa, come potremmo dire, osservazione passiva, che secondo, cioè che è il sentire più profondo, se vogliamo, no? Quando noi veramente andiamo dentro noi stessi, e ci mettiamo in quella situazione dentro di noi che c'è, che esiste, di silenzio o di grande ascolto, che è la massima ricettività. Ed è la massima, quando diciamo la massima ricettività, diciamo anche la massima comprensione, no? Perché siamo nella disposizione maggiore di comprendere. Ed essere quello. Allora, io sono, non io sono, io sono a quel punto. Basta, no? Io sono la vita sono io, e la vita è tutto. E quindi, in quei piccoli momenti in cui noi siamo lì, nella nostra profondità veramente consapevoli, nella nostra più profonda interiorità, noi abbiamo fatto ritorno alla casa del Padre. Siamo il figliuol prodigo che ritorna a casa, e papà, che la nostra anima è forse ancora più in su, ci accoglie a braccia aperte, dice, ah, che piacere rivederti, figlio mio, no? Vieni, sei stato un po' fuori a spasso, no? Adesso sei arrivato. E beh, insomma, ogni tanto abbiamo questi piccoli momenti, no, di ritorno a casa, sperando che siano sempre, no, nel tempo sempre maggiori. Di mantenere questo contatto e non farci prendere dalla voglia di dover aggredire questa vita o dalla paura dall'altra parte, no? Dalla paura del vivere, ma di stare lì, come dicevi prima tu, Mario, coscientemente e consapevolmente dentro questo grande fiume. Noi siamo il fiume, lo diventiamo. E così Krishnamurti ci ha dato oggi questo bel insegnamento. Questo è tratto da, questa riflessione di Krishnamurti è tratta da The Problem of Living, giusto? Sì. Stavo dicendo living, grosso errore. Anna Maria è professoressa d'inglese, quindi chi più di lei? Specializzata! Però adesso togliamo la specializzazione, diciamo, no? Potremmo dire anche live, ma facciamoci anche questa concessione spiritosamente, ma diciamo anche the problems of... Purtroppo living, non posso dire non possiamo neanche dire living, sarebbe, è scritto living e quindi è living. Va bene, quindi i problemi del vivere, libera traduzione tratta da The Krishnamurti Reader, edito da Mary Lutyens, Arcane Edizioni, Londra. E così
Ah, c'è anche un www, un indirizzo internet che vi diciamo, perché questa è presa sempre dalla newsletter di Fiori Gialli, che ringraziamo. Ringraziamo perché la distribuiscono, no? Loro la mandano, la inviano e noi la cogliamo, no? Come i fiori gialli, rosa, rossi, verdi e blu, ma quando c'è qualche cosa di veramente buono va colto e ridonato. E quindi credo che anche i nostri amici di Fiori Gialli siano contenti che noi abbiamo utilizzato anche questa riflessione di Krishnamurti che ci hanno offerto, noi abbiamo colto. E www, quindi anche loro l'hanno preso da rebirthingitalia.com. Bene, come si dice nella migliore tradizione televisiva, per oggi questo è tutto, e quindi auguriamo a tutti quanti, noi, voi, ma che siamo sempre noi, tutti quanti, di poter rimanere nel flusso della vita, coglierla. No? Cogliere tutti i sapori, tutti gli odori. È apparsa una farfallina anche sul computer, è stupendo, guardate, è una cosa trascendente questa, non è un miracolo, ma abbiamo delle belle farfalline che adesso qua è un po' complicato farvi, no, forse non è complicato, guardate, ecco, vedete? Sono comparse, non dico per miracolo, ma per incanto. Queste farfalline che forse ci vogliono ricordare al computer qualche cosa e ricordare anche a noi che il tempo per ora, no, è trascorso e finito. Ci diamo appuntamento, noi ci diamo tutti quanti appuntamento alla prossima volta, al prossimo incontro. Ciao ciao, un bel saluto da tutti quanti. Ciao. Mi raccomando, stiamo tutti quanti nel flusso della vita, che è un grande regalo per tutti. Alla prossima.